italiano, uso formale e informale in Romania. La comunanza storica, linguistica e culturale ha sempre conferito una dimensione del tutto particolare ai rapporti tra la Romania e l'Italia. Negli ultimi 25 anni la numerosa presenza degli italiani in Romania e dei romeni in Italia ha aggiunto una componente sociale essenziale. In Romania c'è da una parte la comunità storica italiana risalente a metà 800 e inizio 900 che portò nel paese architetti, costruttori di strade, ferrovie e ponti, commercianti e artigiani che recarono un importante contributo alla costruzione della Romania moderna. Poi c'è la foltissima comunità imprenditoriale giunta dopo la caduta del comunismo nell'89 e che da parte sua contribuisce allo sviluppo e alla crescita del paese. La presenza di oltre 40.000 imprese a capitale italiano ha fatto sì che in Romania la lingua di Dante sia diventata una lingua di lavoro usata sia formalmente che informalmente. La comunità imprenditoriale italiana è concentrata soprattutto nell'ovest del paese, dove Radio Romania ha anche sedi regionali che trasmettono programmi per le 18 minoranze, quella italiana compresa, ma anche a Bucarest. L'italiano è studiato dalla scuola elementare fino all'università. Grazie all'impegno del filologo e linguista Ramiro Ortiz, nel 1909 venne fondato il Dipartimento di Italiano dell'Università di Bucarest e nel 1924 l'Istituto Italiano di Cultura. In Romania anche le origini della stampa si collegano a un italiano. Fu il garibaldino Luigi Cazzavilan a fondare a Bucarest nel 1881 il giornale bilingue Fratellanza Italo-Romena, ma anche il primo quotidiano romeno Universul nel 1884. E sempre lui aprì nel 1901 la scuola italiana di Bucarest, oggi intitolata ad Aldo Moro, e l'unica scuola italiana paritaria del sud-est europeo, destinata agli inizi ai figli dei diplomatici e arrivata ora ad offrire formazione multiculturale a bambini di varie nazionalità. E l'abbiamo presa come ottimo esempio di uso formale e informale della lingua italiana in Romania. L'italiano non formale è l'espressione della vita, di un modo di vivere e di essere, ce lo dice la professoressa Tina Savoy, preside della scuola italiana di Bucarest, spiegando come i bambini si distaccano da certi modi di dire quando passano dall'asilo d'infanzia alla scuola. Si manifesta tantissimo nei momenti di libertà, fra virgolette, cioè quando i bambini giocano insieme e quando dopo una lezione frontale fatta in classe, mettiamo nella lezione di grammatica italiana, comunque quando si fanno i temi, dove c'è una spiegazione, un'applicazione dell'italiano classico, dell'italiano forbito, diciamo così, quindi lì si applicano delle regole, ma finito questo, finito l'esercizio, finito fra virgolette quello che deve essere fatto, nel modo di trattarci e di trattare i bambini e di trattarsi fra di loro viene fuori quello che è la vita normale dell'italiano. A volte c'è una differenza enorme, a volte ci sono semplicemente delle parole che vengono inserite per esprimere un concetto che sono sempre molto simpatiche, fra l'altro, che accorciano, sintetizzano quello che uno vuole dire, ma che sono positive che sicuramente aumentano la conoscenza dell'italiano. La scuola è frequentata da alunni prevalentemente italiani e italo-romeni. Come si comportano davanti al microfono? Alessia è nella prima media, figlia di genitori romeni, tornati quest'anno da Roma. Sono di più italiana che rumena, perché sono vissuta di più in Italia che in Romania. Quindi i genitori hanno lavorato in Italia e sono tornati a casa? Sì, perché in Italia, visto che c'è la crisi, siamo venuti qui in Romania perché c'avevo i parenti. Vorresti vivere in Romania o tornare in Italia? Beh, non lo so, ci penserei. Forse in Italia andrò. Sempre nella prima media anche Giacomo, un italiano vero, figlio di imprenditore milanese. Ti manca Milano? Un po', solo per le persone, per gli amici, sì, sì. Però andate ogni tanto a trovarli. Sì, sì, quando è possibile andiamo sempre. Siete tutti come una famiglia qui alla scuola italiana, sì. Sia con gli insegnanti, con la preside, con tutti quanti i colleghi. Sì, sì, è bello qua. Non so com'è piccola, ma è... mi piace. L'italo-giapponese Allegra si è trasferita con i genitori dal Veneto. Mio papà doveva venire qui per lavoro. Il giapponese lo parli? Sì, sì, lo scrivo anche. Dimmi qualcosa in giapponese. Come si dice buongiorno a tutti? Un caro saluto. Minasama, konnichiwa, e basta. Alla scuola italiana di Bucarest abbiamo incontrato anche la professoressa Marina Bongi, laureata in sociolinguistica a Firenze, con un'esperienza lavorativa di 8
8 anni all'Accademia della Crusca. Una delle prime cose che vi posso dire che bisogna insegnare ai ragazzi e che non è per niente scontata è l'uso del lei, che i ragazzi che vengono fuori dalle elementari ancora non hanno, perché alle elementari si usa dare del tu ancora alla maestra, mentre c'è questo passaggio importantissimo della formalità, quindi di dare il lei all'insegnante, quindi di relazionarsi in maniera più formale. Io ci tengo moltissimo e lo insegno ai ragazzi perché trovo che l'amicizia sia giusta con i pari, ma debba essere imparata invece anche linguisticamente, è invece una formalità che ti aiuta poi nel futuro e nel mondo del lavoro. Loro come reagiscono? Beh, inizialmente magari pensano che tu ti offenda perché di essere stata chiamata con il tu, ma io cerco sempre di specificare che non è una questione di offesa, ma di imparare a riconoscere il contesto linguistico nel quale ci si muove, perché è fondamentale per essere un abile parlante, un abile parlatore, riconoscere il contesto linguistico. Una tendenza nelle lingue contemporanee, nelle quali l'uso ha spesso il sopravvento sulla norma, è che siamo sempre meno consapevoli delle differenze e soprattutto delle transizioni dal registro formale a quello informale. Ce lo spiega Anna Maria Gebaila, professore associato di linguistica e lingua italiana presso il Dipartimento di Italiano dell'Università di Bucarest, facendo anche l'esempio di una situazione specifica alla didattica universitaria romena. Una difficoltà in cui ci si imbatte di recente è insegnare l'adeguamento dei registri ai figli di migranti rumeni che, dopo aver frequentato gran parte del ciclo scolastico in Italia, tornano in Romania per studi universitari di mediazione linguistica. Essi padroneggiano il registro formale dell'italiano e spesso hanno anche una buona competenza del registro informale del rumeno, grazie alle conversazioni in famiglia, con alcune contaminazioni inerenti per via delle notevoli somiglianze fra il rumeno e l'italiano. Tuttavia, questi studenti incontrano difficoltà nel tradurre testi formali, sia dall'italiano al rumeno, sia dal rumeno all'italiano, a causa della scarsa conoscenza di vari sottocodici specialistici. Molto difficile per loro risulta anche passare dal livello lineare della coordinazione specifico al registro informale alla subordinazione di diversi gradi, ciò che a volte, soprattutto nell'interpretazione consecutiva, porta alla semplificazione dell'aspetto sintattico e di conseguenza anche del grado di formalismo del discorso tradotto nei confronti dell'originale. Le esercitazioni che vengono proposte a questi studenti mirano quindi proprio a creare la consapevolezza sui registri formali e informali.